Gela antichissima presenta oggi un suo aspetto nuovo. Opere pubbliche importanti ne hanno mutato il profilo, ma non ancora mutata è la condizione dell'uomo. Nei giorni di festa i siciliani appaiono chiassosi, felici di essere nati su questa terra. Eppure i loro pensieri, le loro anime, chissà dove vanno. Quel loro continuo parlare e discutere tradisce un orgasmo segreto. Sogni, fughe del pensiero, come troviamo in molti personaggi di Pirandello. Chi non esce dalla Sicilia appena si è fatto uomo sente acuirsi il desiderio di evadere. E più è stretto dai vincoli, più una fantastica irrequietezza lo tormenta al pensiero dell'avvenire. Un avvenire pieno di speranze si apre oggi per Gela ed ha un nome, petrolio. Era stato inaugurato da Saragat e noi studenti abbiamo partecipato un po' a questa inaugurazione. Era qualcosa di mastodontico che ci affascinava, ma principalmente l'entusiasmo si creava per la prospettiva di lavoro, perché negli anni 50 Gela era una città che aveva molti emigrati, di conseguenza avere la possibilità di stare a Gela, di vivere, di trovare lavoro a Gela, ti dava una gioia, ti dava, ecco, una prospettiva che oggi i ragazzi non hanno e che noi avevamo. La cosa bella è stata che con l'avvento della raffineria a Gela, che poi non è raffineria, è uno stabilimento petrolchimico, come qualcuno dice, ha permesso l'apertura dell'istituto industriale, perché mi ricordo che l'istituto industriale non c'era a Gela, si doveva andare a Piazza Elmerina e non tutti avevamo la possibilità di andare a Piazza Elmerina. Era il primo giorno che entravo in fabbrica e la cosa che mi colpì era un impianto di politena ad alta pressione dove c'erano dei compressori grandissimi, grossi, che pompavano a 1000, a 2000 kg. E mi ricordo che quando suonò la campana alle 5 per uscire, perché il primo giorno lo facemmo da giornaliero, io disse a un caposquadra che era lì: scusa, noi stiamo andando via, come mai non fermano le macchine? E quello si mise a ridere. Dice: ma queste macchine non si fermano mai, dice, possono lavorare 2 anni, 3 anni. Per me era una concezione inaudita. La mensa mi colpì immensamente. Dare il pasto a 2000 persone tutte di colpo, una cosa per me sconvolgente. E poi la grandezza dell'impianto industriale, di quelli che avevo visto, non ero andato a fondo ancora nello stabile, ero rimasto solo all'esterno, negli uffici. E anche la completezza e la sontuosità di come era stato costruito, ero felice di quello che avevo visto. Cosa le posso dire di come amavano l'ingegnere Mattei? Perché abbiamo cominciato a conoscere la vita. Abbiamo cominciato a conoscere, a comprare la carne, comprare quelle cose che era difficile avere con l'agricoltura e con il lavoro che noi facevamo a quel tempo. Una notte, mentre facevo il mio turno di notte, è uscito questo uomo, Enrico Mattei, è uscito verso le 3 di notte ed è venuto lì, che magari sicuramente aveva dei grandi pensieri in mente. E allora è venuto lì, camminava con la testa così ed è venuto vicino a me. Io francamente a quell'età avevo 18 anni, sì e no, però l'ho visto, lo conoscevo, mi deve credere, tremavo, perché a quei tempi non eravamo abituati a vedere gente strana che venisse dal nord. È stato un elemento dirompente, voglio dire, la fabbrica sotto tutto il punto di vista, in una società agricola marinara, nel momento in cui si inserisce una realtà di un certo tipo, crea anche dal punto di vista dell'urbanizzazione
se noi pensiamo che dal 60 all'80 la popolazione da 40.000 è passata a 80.000, riusciamo a capire tutti i guasti che si sono potuti creare sia da questo punto di vista sia da altri punti di vista. Stava incominciando a fiorire, perché poi è arrivato il benessere. Io mi ricordo che vicino a casa mia c'era gente che, nonostante la sua casa era di 3 stanzette e un bagno, riusciva ad affittare la casa a questi ragazzi che venivano da fuori quando facevano il corso. Perciò sono arrivati i soldi. Chiaramente, quando arrivi e il cantiere ancora è solo le ruspe, è solo qualche strada, un po' ti lascia. Però erano già state delineate i limiti delle aree e quindi tu sapevi che dovevi andare all'isola 8, per esempio. Isola, dice, ma cos'è isola? Sì, l'isola. E c'era il problema dello spostamento, no? Perché dall'ingresso arrivare lì, i pullman, cioè, chi si muoveva in moto, chi in bicicletta, chi in camion, diciamo, era un cantiere immenso. Poi piano piano questo cantiere si è vestito, le colonne sono andate su, i colori. Qua c'era un'economia agricola, sostanzialmente. C'erano dei padroni, cosiddetti padroni, una classe borghese di tipo gattopardiano, che dominava in un modo o nell'altro. E l'impatto con l'industria ha creato una frattura. Cioè si è spezzato, secondo me, un rapporto plebeo e aristocratico. Questi 4-5 locali che allora dominavano il campo, dalla cultura del cotone al grano, eccetera, venivano soppiantati dal tecnico, che veniva, perlomeno nei primi anni, dal nord.